Ci troviamo sul palco di Monza, ultimissimi ritocchi. Ecco, quali le cifre di questo palco, la grandezza, chi salirà sul palco oltre il Papa? Allora sono 80 metri di bocca questo palco che è, è grande come dimensioni ma ospiterà ovviamente non solamente il momento celebrativo, cioè il Papa con i vescovi, ma ospiterà anche un, un, un coro di 500 elementi un e un'orchestra e dall'altra parte dei sacerdoti, soprattutto sacerdoti anziani con alcune disabilità fisiche che avranno l'opportunità di concelebrare con il Papa. Quindi sul palco tro si trova appunto, proprio alle mie spalle ci sarà la sede papale, di fianco l'altare. E, e poi saranno presenti anche i vescovi delle diocesi lombarde con anche i vescovi originari e i cardinali diciamo, originari della nostra diocesi per cui una quarantina di vescovi e tra vescovi e cardinali e poi altri concelebranti nell'ordine più o meno di un migliaio saranno poi invece giù dal palco Anche tanti disabili? Sì, eh, avevamo fatto una previsione al ribasso tra virgolette, nel senso che nel 2012 quando venne Benedetto XVI i disabili erano circa 1500 e invece abbiamo avuto un'esplosione positiva eh, di eh, ben 3.000 disabili con i loro accompagnatori e guardando anche dal palco si può notare la distesa di sedie che di fatto saranno, sono riservate per queste persone con difficoltà che saranno i più vicini al sommo pontefice. L'accesso da che ora sarà di sabato mattina? L'accesso da sabato mattina, nel, diciamo, le porte del, del parco apriranno alle 8 di mattina e da lì in poi potranno, si potrà accedere nell'area eh, dai diversi comuni limitrofi: Monza, Villa Santa, Vedano, eh, Biassono. Ovviamente ci saranno dei segni del sacro. Di che cosa si tratta? Vediamo un rosone che richiama Monza, il duomo. Esattamente, abbiamo fatto questa scelta: innanzitutto il materiale, è un materiale di riciclo, è un legno pressato, riciclato anche come segno tangibile del tema ecologico. E poi abbiamo avuto alcuni segni invece distintivi che sono appunto il rosone che ricorda il duomo di Monza, proprio per dare visibilità al fatto che siamo in questa località che non è. Milano, che sono appunto terre ambrosiane che hanno una storia secolare eh, all'interno della nostra diocesi con un'identità molto forte. Eh, accanto a questo abbiamo invece poi dei segni, eh, dei segni ben precisi che i monzesi riconoscono come, come propri. Al, al centro ci sarà un crocifisso che il Duomo di Monza eh, ha concesso, appunto, ha lasciato utilizzare perché verrà portato la mattina stessa e poi avremo anche l'immagine eh, della Madonna delle grazie di questa annunciazione eh, che eh, ricorderà appunto la devozione mariana di questa città e di tutti i paesi limitrofi torri audio e video e quattro schermi, due grandissimi ai lati dell'altare e due maxi comunque nell'altare stesso. Sì, esattamente. Eh, ovviamente con questo grande numero di persone il rischio è che comunque la partecipazione eh, sia molto lontana inevitabilmente, eh, per cui abbiamo voluto attrezzare tutta l'area di modo che eh, tutti potessero vedere da vicino di, attraverso questi strumenti e potessero sentire. In più abbiamo anche... Eh, predisposto dei libretti di modo che per la messa tutti possano seguire eh, la celebrazione e possano anche partecipare con il canto. A proposito del canto forse possiamo aggiungere che oltre ai 500 coristi che abbiamo qui sul, eh, sull'altare ce ne sono più di 8.000 che si sono accreditati per poter partecipare in maniera attiva e competente diciamo così, al canto.